cordiale saluto dalla Palasport di Grotta Azzolina. Oggi prima giornata di ritorno del girone bianco della Serie 2 Nipulsai 2017-2018 di fronte alla MG Videx Grotta Azzolina opposta alla Chemas Lami per Santa Croce. Nel match di andata si imposero i conciari con risultato di 3-1. La Videx cerca la riscossa soprattutto dopo la sconfitta maturata nell'ultimo turno di andata contro la formazione di Roma, e la Videx si schiera però in campo con Vecchia De Fabrizis, accusa un malore, un malessere, un virus intestinale Jordan Richards. Il resto della formazione confermata con Cecchi e Morelli di banda, Fiori e Salgado in centrali, Jacopo Brandi parte libero, primo servizio per Riccardo Vecchi, si comincia subito in cronaca. Dall'altra parte Wagner, il suo attacco, Wagner Pereira da Silva tiene la palla viva, Fiori poi in appoggio, l'apertura dietro per il Moro, murato da Age, la Guilherme Magnani Age, lo schiacciatore che attacca da posto 4 insieme a Leonardo Colli nella formazione di partenza per coach Totire. Eccolo adesso Wagner dalla sua posizione, il grande opposto, Wagner Pereira da Silva. In questa prima parte del primo parziale Santa Croce avanti 9-8, si lotta palla su palla, risponde Michele Morelli da posto 2 con un grandissimo attacco. Ecco il capitano ospite Alberto Elia, ex compagno di Gio Salgado, ex giocatore della Sirsef di Perugia, mette ancora palla a terra però Morelli, 24-21 Grotta nel primo parziale, Grotta c'è 1-0, 25-21 nel primo set al cambio di campo con Grotta Azzolina che si mostra più concreta nei momenti decisivi del parziale. Si riparte, secondo set, Calistri subito in ricezione, primo tempo di Fiori difeso, allora l'alzata riaperta da Age, passa con il money out Age nel primo punto del secondo parziale. Situazione ancora di equilibrio in questo secondo set. Adesso Wagner picchia fortissimo, la tiene però in difesa Brandi. Allora alza check per Riccardo Vecchi che tira fortissimo. Ancora un'altra difesa, stavolta di De Fabrizis. Arriva il Moro, palla a terra, spettacolo al Palagrotta. 5-4, grandissimo punto di Michele Morelli. Grandissime le difese di Jacopo Brandi prima, di Jack De Fabrizis poi. La curva degli scapigliati esulta. 6-4 sul break. Ancora Elia al servizio, la ricezione la tiene dentro i 3 metri come può Calistri. L'attacco di Morelli, palla al cassaforte, palla a terra. 7-6, Grotta mantiene l'inerzia, cerca di rispondere Santa Croce come può con il suo super opposto Wagner. 8 pari, si lotta proprio sui colpi degli opposti in questa fase. Nel secondo parziale 12-10 Santa Croce che prova a fare un break, passa poi con Age il 13-10. Cercano i ragazzi toscani di scavare il solco. 24-23, hanno a disposizione una palla set, la tengono viva i ragazzi di Grotta, Wagner in appoggio. Ecco il servizio al centro per Elia, la palla money out su Salgado. 25-23 Santa Croce risponde, 1 pari, e Grotta non riesce a capitalizzare il vantaggio e l'inerzia del set. Tutto da rifare per i ragazzi di coach Ortensi. Adesso terzo set, servizio di Riccardo Vecchi, spara fortissimo Ricky, il canterano picchia duro. 5-2, Grotta che prova da subito a mettere in chiaro le cose con un Michele Morelli stellare, mette ancora lui palla a terra. 6-2 in questo terzo parziale, e Grotta vola sul 13-5. 13-5, prova a reagire come può anche girandola di cambi per coach Totire, fuori Wagner, la sostituzione con Tamburo per provare anche a cambiare qualcosa nel gioco, ma incredibile su questo attacco il 22-11 di Michele Morelli, infortunato, lo vedete alla spalla, mette comunque a segno un colpo pazzesco. Michele Morelli che stringe i denti ma poi viene sostituito da Paz che chiude il parziale 25-14, 2-1 Grotta. Ma la nota negativa, l'infortunio occorso alla spalla a Michele Morelli nel quarto set. Adesso Michele fuori, dentro Paz da subito insieme a De Fabrizis, cerca nuova linfa Santa Croce vedendo l'avversario in difficoltà, ed è comunque lotta punto a punto in questo quarto parziale. Adesso il punto di Ricky per i 7 pari, 9-8 Santa Croce che tiene l'inerzia, e con Wagner prova, riesce a trovare il break. 18-15 adesso per Santa Croce,
ricezione in qualche modo con una mano di Calistri, attacca De Fabrizis, la palla rimane ancora in campo, viva ancora De Fabrizis, passa stavolta Jack De Fabrizis, 16-18, Grotta ad inseguire. Santa Croce ha preso un leggero margine che prova ad amministrare, 24-18 addirittura Santa Croce, che riesce a fare su il set e ad allungare il match al tiebreak, e dunque 2-2, Videx che paga senza dubbio l'assenza di Michele Morelli in questo finale di match, ma Grotta che non vuole comunque rinunciare a lottare e ci prova palla su palla nonostante un Wagner in dimensioni super. 4-2 qui nel tiebreak, 4-3 ancora Grotta avanti e 5-3 con un super Ricky che risponde agli attacchi di Wagner, e poi lo scambio con Jacopo Brandi nella gioia di questo momento, e Gio Salgado risponde anche lui da par suo, 7-5, Grotta sembra riuscire a tenere il passo anche in questo tiebreak, 9-7, si va al cambio di campo da quest'altra parte, adesso Wagner prova a scaricare sopraccio mancino in diagonale e passa Wagner, e sotto i colpi di Wagner Santa Croce riesce a far su il match, 15-13. Santa Croce passa 3-2, sicuramente un match che premia i conciari, un match che è sfortunato per l'infortunio Michele Morelli, ma la Videx potrà rifarsi nelle prossime partite.